l'incontro di oggi è stato significativo perché si è onorato due grandi campioni che hanno fatto la storia del ciclismo nazionale, ma del ciclismo internazionale, perché i loro nomi sono diventati leggenda a livello mondiale per le loro capacità atletiche, ma in particolare anche per la loro umanità, per il loro essere uomini veri, uomini concreti, e per questo credo che sono due campioni che veramente sono stati amati dalle folle per queste loro caratteristiche di forza fisica, ma di forza anche morale e soprattutto di integrità morale. Due grandi campioni. Mio padre è stato un corridore di cui Bartali aveva molto stima, e viceversa era per mio padre. Hanno corso in due epoche diverse, ma sicuramente avevano molte caratteristiche in comune. Bartali diceva sempre che mio padre sicuramente è stato uno dei corridori in quell'epoca, e sicuramente il più forte, e lo era, perché ha corso in un periodo leggendario a cavallo tra gli anni 50 e 60, dove veramente c'era i più grandi campioni, e lui sicuramente ha dimostrato ed era il più forte, anche con grandissime vittorie che ha tutt'oggi, perché oggi siamo qui anche per ricordare il suo 60° anniversario dal Giro d'Italia, ma considerate che a 60 anni da quella data mio padre detiene ancora un record, che è quello di aver concluso i tre grandi giri nello stesso anno nelle prime 10 posizioni: nono alla Vuelta, primo al Giro d'Italia, sesto al Tour de France, con due vittorie memorabili. E quindi insomma basta questo, penso, per dire quanto grande e immenso sia stato mio padre.